Ciao a tutti, oggi vi faccio il video di come faccio io la pasta di mais. Mi è stato chiesto da una ragazza su YouTube. Ora vi faccio vedere gli ingredienti. Io ho messo amido di mais, ho messo questo perché non avevo la maizena, di solito metto la maizena. Poi questa è porcellana, è una ceramica che fa l'effetto porcellana. Poi vi metterò il link di dove acquistare questi prodotti. Poi porcellanizzatore. Poi olio Johnson. E questa è crema per le mani. Ora, io ci vuole un tegame antiaderente e un cucchiaio di legno. Ora, io ho versato qui dentro 250 grammi di colla che io uso, scusate, mi sono dimenticata l'ingrediente più importante, la colla. Io uso questa perché la Vinavil è un po' trasparente e questa invece è bianca. Quindi ho versato 250 grammi di colla, poi ho versato un cucchiaino di porcellinizzatore e un cucchiaino di olio, due cucchini di olio Johnson. E mescolo bene questi ingredienti. Ora ho messo qui dentro vedete la maizena e ne ho messe precisamente 150 grammi e 50 grammi di questa ceramica qua, di questa ceramica finissima. Pian piano mescolo in modo da prendere tutto. Bene, ora che l'abbiamo lasciato un po' riposare, accendiamo il fornello e dobbiamo farla diventare elastica. In pratica è pronta quando si stacca tutta dal tegame. Come la classica poi pasta di mais che si vede per il web, io in più gli ho aggiunto il porcellinizzatore e la ceramica. Allora, per vedere adesso togliamo dal fuoco e vediamo com'è. State attenti a non bruciarvi, è ancora un po', quindi dobbiamo metterla ancora sul fuoco.
ora lo mettiamo su un piano. Io ho messo della colla, della carta forno, e impastiamo. E man mano che impastiamo, vedrete che verrà bella liscia. Mi raccomando, dopo lo dovremo mettere in un foglio di, in un nella carta trasparente per alimenti, e dovrà essere fredda perché altrimenti fa la condensa, e una volta che si bagna dopo può andare male. E così invece si mantiene anche un mese o due. Ecco fatto, vedete? Vedete, questa è la consistenza. Ora la lasciamo raffreddare un attimo. Prendo la pellicola e la chiudo. Vedete qua, è morbidissima, si lavora bene. La chiudo bene, non deve prendere assolutamente aria. E la lascio così per 24 ore, poi la posso iniziare a usare e faccio tutti i miei lavoretti. Bene, questo è tutto, spero di esservi stata di aiuto, vi ho fatto vedere un po' come faccio io la pasta di mais, e poi nei prossimi video vedremo anche di realizzare qualcosa. Ciao!